Il canto ottavo del Purgatorio è un canto molto particolare dove succedono cose straordinarie. Inizia con due terzine tra le più belle del poema. Era già l'ora che volge il disio ai navicanti e intenerisce il core l'odì ch'han detto ai dolci amici addio. E che lo novo peregrin d'amore punge se ode squilla di lontano che paia il giorno pianger che si more. Non ho voluto interrompere con le spiegazioni dei versi così belli e che sono anche facilmente comprensibili. Comunque vorrei far notare che molto spesso, forse sempre, l'abbiamo già visto in inferno, quando c'è un passaggio o un significato spirituale importante, come ci sarà in questo canto, Dante ricorre al simbolo della barca. Per quanto riguarda la seconda terzina, tenderei a leggerla in modo un po' diverso da come intendono i commentatori. Il soggetto è sempre l'ora, è l'ora del tramonto, che punge, che ferisce, che provoca dolore. Il problema è la parola d'amore, che viene da tutti collegata a punge. È l'ora che punge d'amore, nel senso che fa sentire il desiderio delle persone care. Secondo me il verso potrebbe essere letto anche collegando il d'amore a Peregrin. Il significato non cambierebbe, è sempre l'ora che lo punge con la nostalgia di casa. In tal caso si formerebbe però l'espressione peregrin d'amore, che a molti sembrerà senza significato, mentre un significato lo avrebbe se lo si collegasse ai fedeli d'amore, così spesso citati nella vita nuova e soprattutto alla chiesa d'amore, come i catari chiamavano la loro chiesa. E che Dante fosse un peregrin d'amore, ovvero un pellegrino che ha intrapreso quella via, una via lunga e difficile, lo vedremo presto. Ogni volta che leggo questi versi mi viene in mente una delle carcerate. Vi ho già detto che anni fa ho letto l'intera Divina Commedia alla sezione femminile del carcere di Opera. E a commento di questi versi una mi disse che ogni volta che rientrava in carcere, per esempio dopo qualche giorno di permesso, il momento più pesante era sempre la prima sera nell'ora del tramonto. E aggiunse che Dante, per avere questa sensibilità, deve essere stato in carcere. Era dunque l'ora del tramonto. Quando io incominciai a render vano l'udire, a non sentire più e a mirare una dell'alme surta, alzatasi in pieni, che l'ascoltar chiedea con mano, che facea suo segno con la mano, che nullo parlasse, però che il tempo era deputato alla seguente orazione, così l'ottimo. Ella giunse, levò ambo le palme, ficcando gli occhi verso l'oriente, come era d'uso pregare presso i primi cristiani e ancora nel Medioevo. Come dicesse a Dio, d'altro non calme, non mi cale, non mi importa d'altro. Te lucis ante, inizia così un inno attribuito a Sant'Ambrogio che la Chiesa canta nell'ora di compieta, la sera, per invocare l'aiuto di Dio contro le tentazioni della notte. Te lucis ante, sì devotamente le uscio di bocca e con sì dolci note che fece me a me uscir di mente, in estasi. E le altre anime, poi dolcemente devote, seguitar lei per tutto l'inno intero, avendo gli occhi alle superne rote, alle sfere celesti, ovvero in alto. Queste due terzine non possono non rimandare all'analoga situazione del secondo canto del Purgatorio, quando Dante si era fermato ad ascoltare il canto di Casella. Anche Casella cantò sì dolcemente e tutti parevan sì contenti come a nessun toccasse altro la mente.
e proprio in quel canto Dante era detto peregrino. Ben diverso qui. Il pellegrino ha ormai lasciato i dolci amici. Questo nuovo canto è dolce, ma è anche devoto. Gli occhi di tutti sono rivolti a Dio, alle superne rote, e la mente non è tutta presa dal canto, ma il canto, diventato strumento, fece me a me uscir di mente. Questo uscir di mente è profondamente diverso dall'altro. Qui, come chiosa la Chiavacci, è un dimenticare se stesso. Lì era un concentrarsi su se stesso. Le due situazioni sono peraltro analoghe, anche perché quella era la scena immediatamente precedente alla salita dell'antipurgatorio e questa è la scena immediatamente precedente l'entrata nel purgatorio vero e proprio. Io credo che questi rimandi siano voluti proprio per invitare a collegare le due scene, per mostrare attraverso le differenze che cosa ha comportato la salita dell'antipurgatorio, ovvero il cammino compiuto da Dante. È entrato l'elemento della devozione, è stata dismessa la concentrazione su se stesso e mentre lì diceva noi eravamo tutti fissi e attenti alle sue note, qui hanno tutti gli occhi alle superne rote. E ora inizia la parte fantastica in tutti i sensi della parola di questo canto. E inizia con una di quelle terzine, come ne abbiamo già incontrate, in cui Dante sollecita il lettore all'attenzione. Aguzza qui, lettor, ben gli occhi al vero, che il velo è ora ben tanto sottile. Certo che il trapassar dentro è leggero. Fin dagli antichi questa terzina è stata interpretata in modo diverso. La maggioranza ritiene che significhi che il velo dell'allegoria è ora così sottile che è facile trapassarlo e vedere la verità. Il figlio di Dante Pietro dava un'altra interpretazione, e cioè che è talmente sottile che è facile bypassare, diremmo oggi, ovvero passare accanto alla verità senza vederla. Ci si è chiesti, se è così facile vedere, che bisogno c'era di invitare il lettore ad aguzzare bene la vista? Nell'ipotesi di Pietro, questo invito ha molto più senso e penso che abbia ragione. Come scrive l'edizione Boscoreggio, sono tanti coloro che hanno aguzzati i loro occhi e come li hanno aguzzati per dare alla scena del serpente un significato allegorico diverso da quello ovvio. Come vedremo, così ovvio il significato non è. Come si evince dalla frase che ho letto, tutti i commentatori ritengono che l'esortazione ad aguzzare gli occhi si riferisca alla scena immediatamente successiva degli angeli e del serpente, anche perché collegano questo appello al lettore a quello analogo di Inferno 9. O voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che si nasconde sotto il velame dei versi strani. Questo non solo perché in entrambi i casi vi è l'invito a cercare un senso nascosto, ma perché analoga è tutta la situazione. Lì appariva subito dopo il messo celeste che con una verghetta apriva la porta della città di Dite. E qui io vidi quello esercito gentile. La parola esercito viene usata da Dante anche altrove per indicare un raggruppamento di persone e non ha alcuna implicazione militare. Tacito poscia a riguardare in sue, quasi aspettando, pallido e umile, e vidi uscir dell'alto e scender giù e due angeli con due spade affocate, tronche e private delle punte sue. Gli angeli e le spade sono due perché rappresentano, così dicevano già gli antichi, la misericordia e la giustizia di Dio.
ma c'è anche chi intendeva, forse meglio, le spade come simbolo della giustizia e il loro essere tronche come segno della misericordia. L'ottimo ritiene che sono spuntate perché sono a defensione e non ad offensione. Per quanto riguarda il loro essere affocate, si tratta di un riferimento a Genesi 3:24, ovvero, cito dalla Chiavacci, alla spada di fuoco posta in mano al cherubino all'ingresso dell'Eden dopo la cacciata di Adamo ed Eva, chiuse le virgolette. Tutti citano questo passo biblico e tutti parlano di un cherubino, mentre la Bibbia parla di cherubini al plurale. Verdi come fogliette purmonate erano in veste, che da verdi penne percosse traean dietro e ventilate. Molto bello il commento della Chiavacci. La terzina, costruita con impareggiabile maestria, si osservi il ripetersi delle V, delle E, delle N, crea uno straordinario effetto, per cui il verde, le vesti, il vento, si fondono in una sola, evidente eppure non terrena immagine. Il verde significa ovviamente per tutti la speranza, ma può significare anche altro. Il Landino, per esempio, scrive: sono gli angeli con l'ale e con le veste verdi perché la grazia di Dio sempre si mantiene verde in noi, né mai si secca. Molto interessante Robert Owen, che nel suo libro Dante Templare nota, e che io sappia è l'unico ad averlo notato, che il colore verde degli angeli, simbolo della speranza, sta in correlazione col bianco dell'angelo del secondo canto del Purgatorio e col rosso dell'angelo del canto 24° del Purgatorio. Cosicché, scrive, il tricolore amato da Dante per le tre virtù teologali non si rispecchia soltanto nelle vesti di Beatrice, ma anche nelle figure di quegli angeli, tanto lontani tra loro nel testo, ma intesi come parte di un tutto. L'un poco sovra noi a starsi venne, e l'altro scese in l'opposita sponda, sì che la gente in mezzo si contenne. Ben discernea in lor la testa bionda, ma nella faccia l'occhio si smarria come virtù ch'a troppo si confonda. L'occhio si smarrisce, si confonde perché la luce del loro volto è troppo intensa. Ambo vegnon del grembo di Maria. I moderni intendono che scendono dall'Empireo dove sta Maria. Per gli antichi e anche per il Landino, il riferimento è per lo più a Cristo che fu portato nel grembo di Maria. Secondo l'ottimo è Maria a inviare questi angeli, e a me sembra la cosa più ragionevole, per il Salve Regina che, se ricordate, cantavano nel canto precedente. Ambo vegnon del grembo di Maria, disse Sordello, a guardia della valle per lo serpente che verrà via via, da un momento all'altro. Ond'io, che non sapeva per qual calle, per quale via sarebbe venuto il serpente, mi volsi intorno e stretto m'accostai tutto gelato alle fidate spalle, a Virgilio. Il serpente verrà. Ma al verso 95, e qui siamo al verso 39, quindi prima che venga il serpente succedono molte altre cose. A proposito di questo passo, mi piace leggere quanto scrive Gabriele Rossetti, l'antesignano degli adepti del Velame, in questo suo libro La Beatrice di Dante, peraltro molto interessante. Se credi che quel serpente figuri il demonio e quella Maria sia la Vergine, tu vai ben lungi dal vero. Se significassero tali oggetti, il poeta non ti avrebbe dato quell'avviso. A questo punto uno si aspetta che Rossetti dica che cosa rappresentano il serpente e Maria.
e rimarrà deluso. E ora vediamo che cosa succede. E del serpente parlerò più avanti. Esordello Anco, ora valiamo mai, scendiamo nella valle tra le grandi ombre e parleremo ad esse. Grazioso fia lor vedervi assai, il vedervi sarà loro assai gradito. Solo 3 passi credo chi scendesse, e fui di sotto, e vidi un che mirava pur me, come conoscermi volesse, come se mi volesse riconoscere. Temp'era già che l'aere s'annerava, ma non sì che tra gli occhi suoi e i miei non dichiarisse ciò che pria serrava, non rendesse chiaro ciò che prima teneva chiuso, cioè impediva per via della distanza. Ver me si fece e io ver lui mi fei. Giudice nin gentil, quanto mi piacque quando ti vidi non esser tra rei, cioè non essere in inferno. Si tratta di Ugolino Visconti, detto Nino, guelfo, signore del giudicato di Gallura in Sardegna e perciò detto giudice. Il nome di battesimo, Ugolino, era quello del nonno, dato che sua madre era una figlia del famoso conte Ugolino. Dopo essere stato cacciato da Pisa, Nino soggiornò frequentemente a Firenze, dove conobbe e divenne amico del coetaneo Dante. La Chiavacci riferisce che da alcune testimonianze risulta che il giudice si dilettava di poesia provenzale, motivo in più per stringere amicizia. Morì giovanissimo, trentenne, in Sardegna. Nel corso del mio commento all'Inferno ne ho parlato 2 volte. Un breve accenno nel canto 22esimo a proposito di frate Gomita di Gallura, che era suo vicario, e soprattutto nel commento al canto 33esimo, dove ne parlavo piuttosto male, perché era pesantemente coinvolto nella torbida lotta politica che portò alla morte del conte Ugolino. Come dicevo già allora, di queste vicende Dante ha conosciuto la versione fornita da Nino, cui ha dato credito. Comunque di queste vicende qui non si fa parola. Lo ricordate per inquadrare il personaggio. L'incontro è estremamente affettuoso. Nullo bel salutar tra noi si tacque. Poi dimandò: te, che tu venisti a piè del monte per le lontane acque? Essendo buio, Nino non può essersi accorto che Dante è vivo e pensa che sia venuto con la barca del celestial nocchiero come tutti. Oh, disse lui, per entro i luoghi tristi, attraverso l'inferno, venni stamane e sono in prima vita, ancor che l'altra sia andando acquisti. Tutti intendono per l'altra la vita eterna e va bene, però secondo me, tenuto conto delle tante volte che Dante usa il termine vita in paradiso, può anche trattarsi della vita, la vera vita, la dolce vita, che va trovata prima della morte e che va faticosamente acquistata o conquistata. E come fu la mia risposta udita? Sordello ed elli indietro si raccolse come gente di subito smarrita, confusa dallo stupore. E già, perché a Sordello non era mai stato detto che Dante era ancora vivo, e quando l'aveva visto il sole era già dietro il monte e quindi il corpo di Dante non faceva ombra. A parte il fatto che Sordello era tutto preso dall'incontro col grande Virgilio e, se ricordate, ignorava Dante. L'uno Sordello a Virgilio e l'altro a un si volse che sedea lì, gridando: «Su, Currado, vieni a veder che Dio per grazia volse!» Volle. Si tratta di Corrado Malaspina che parlerà più avanti con Dante. Poi volto a me,
per quel singular grado che tu dei a colui, Dio, che si nasconde lo suo primo perché che non gli è guado, per quella gratitudine particolare che tu devi a Dio, che nasconde le prime ragioni del suo operare, lo suo primo perché, che non c'è via guado per conoscerle. Sottinteso, Dante deve gratitudine a Dio per aver avuto questa grazia straordinaria di poter visitare l'aldilà da vivo. Come già altrove, la Chiavacci sostituisce il li accentato dell'edizione Petrocchi con un li semplice, e io concordo. Quando sarai di là dalle larghe onde, quando sarai tornato nel mondo, di a Giovanna mia, che per me chiami là dove all'innocenti si risponde, che per me si rivolga con le preghiere a Dio. Gli innocenti sono i bambini, infatti Giovanna, l'unica figlia di Nino, aveva nel 1300 9 anni e nel 1301 10 anni. Non credo che la sua madre più m'ami, poscia che trasmutò le bianche bende, le quai convien che misera ancor brami. Qui c'è molto da dire, anche se la terzina è di per sé semplice. Ai tempi di Dante le donne sposate dovevano portare il velo e le vedove il velo bianco. Il verso dunque significa che la vedova di Nino si risposò e l'ultimo verso dice che le sarebbe convenuto rimanere vedova. A parte il desiderio irrazionale e piuttosto egoista, ma credo assai diffuso ancora oggi che la propria metà, uomo o donna, rimanga fedele anche dopo la propria morte, qui c'è riferimento alla vita travagliata della sua ex moglie. Beatrice d'Este, figlia di Obizzo II, alla morte di Nino tornò a Ferrara e nel 1300 sposò Galeazzo Visconti, signore di Milano, che 2 anni dopo perse la signoria e fu esiliato, e lei con lui. Il problema, segnalato un po' da tutti i commenti, è che il matrimonio solenne e ben documentato ebbe luogo il 24 giugno del 1300 e qui Dante usa il verbo al passato, trasmutò. Il Sapegno ritiene che, quando anche il rito ufficiale avesse avuto luogo più tardi, certo le nozze erano state pattuite già prima, così che Dante poteva considerarle come avvenute alla data in cui si colloca la sua visione nell'aprile del 1300. E l'Enciclopedia Dantesca: può anche essere che Dante non conoscesse o non ricordasse la data esatta, dando per concluse quelle nozze nell'aprile 1300, al momento dell'immaginato incontro con l'amico. Chiuse le virgolette. Questa è una delle tante prove che l'immaginato incontro con l'amico è avvenuto nel marzo 1301 e non nell'aprile 1300. Non sarebbe più semplice accettare finalmente questa data invece di continuare ad arrampicarsi sugli specchi immaginando fantasiose nozze pattuite prima o dimenticanze da parte di Dante? E ora proseguiamo con una terzina che non mi piace per niente, però faccio notare che qui è l'amareggiato e geloso Nino che parla, non Dante. Per lei, dal comportamento di lei, assai di lieve si comprende quanto in femmina fuoco d'amor dura, se l'occhio o il tatto spesso non l'accende. Leggo il commento del Sapegno, ma è quello che scrivono tutti. Il tema dell'incostanza delle donne, con l'autorità di poeti, Ovidio, Virgilio, eccetera, e di padri della Chiesa, era uno dei luoghi comuni della letteratura medievale e tutti sottolineano l'uso della parola femmina, che ha senso peggiore rispetto a donna.
Non le farà sì bella sepoltura la vipera che Melanesi accampa, come avria fatto il gallo di Gallura. La vipera, il biscione, che i visconti di Milano hanno nel loro stemma, non renderà il suo sepolcro così bello come l'avrebbe fatto lo stemma dei visconti di Pisa con il gallo di Gallura. Come riportano tutti i commenti, Beatrice volle sulla sua tomba entrambi gli stemmi, la biscia e il gallo. Non è improbabile, scrive per esempio la Chiavacci, che a ciò l'abbia indotta la lettura di questa pagina del poema a quella data, 1334, già diffusissimo nell'Italia settentrionale. In tutte le edizioni trovate un lungo commento sull'ipotesi che Dante abbia voluto dare con queste parole un giudizio politico negativo nei confronti dei Visconti di Milano, cosa che tutti ritengono poco probabile, dato che i Visconti di Milano erano ghibellini e tra i maggiori sostenitori dell'imperatore Arrigo VII. Secondo me, qui la politica non c'entra. La ragione è molto più semplice e mi meraviglio che nessuno ne parli. Beatrice d'Este morì nel 1334, ma nel frattempo era tornata al Ducato di Milano, non col marito che era morto, ma col figlio Azzone che ne riprese la signoria nel 1329. Dante ovviamente non poteva saperlo, essendo morto nel 1321. Queste parole messe in bocca a Nino sono quindi basate sulla condizione di Beatrice d'Este al 1321, moglie di un esule che viveva in condizioni precarie e che quindi non le avrebbe potuto fare un bel sepolcro. Così dicea, segnato della stampa nel suo aspetto, con nel volto l'impronta alla stampa di quel dritto zelo che misuratamente in core avvampa. Gli antichi interpretano dritto zelo come giusto e onesto amore coniugale e i moderni come giusto sdegno, ma ricordiamoci che zelo è nell'etimologia della parola geloso. Dante, come già altre volte, non risponde all'amico e la scena cambia ora completamente, ma di questo parlerò nella prossima puntata.